Una delle cose che sono emerse così, abbiamo dato qualche articolo di giornale con le dichiarazioni del nostro famigerato presidente di H, e sostiene che qui si fa una differenziata che si può eseguire a macchina, e poi si dice che parlano di 35 tonnellate al giorno smaltite qui, mentre noi ne hanno 400. 100 tonnellate. 35 è il risultato. Esatto. 35 sono dello scarto. Sì. 35 sono dello scarto. Ma lo, vedi la confusione? Ah, cioè, di che cosa stiamo parlando? Esatto. Sta parlando di frazione residua, sta parlando di cosa? E poi io l'impianto l'ho fatto sulle mie esigenze, non sulle sue. Mm-hmm. Se lui vuole fare... Cioè, scusami, in Sardegna mica abbiamo fatto l'impianto classico di Vedelago. Certo. In Sardegna andiamo a realizzare quelle strutture, quell'impiantistica che serve a gestire i flussi della Sardegna. Ok, allora 35 è sbagliato, quindi il numero corretto è 100. Cioè, però no, i nostri io lavoro abbiamo... 100 tonnellate in ingresso. In ingresso. Sì. Okay. Dopo. Quello me va sul mercato, sì, quello sì. Me va nell'altro. 35 di noi ne Accam ne deve smaltire 200 giornaliere ed è un sta smaltendo con 200 tonnellate il 50% di quello che dovrebbe smaltire, perché dovrebbe smaltirne potenzialmente 400 al giorno. Quindi un impianto di queste dimensioni e di queste caratteristiche potrebbe... Già fatto, perché siete dopo di altri che già hanno avuto problemi. No, qua qualcuno dice allora, che voi siete molto più indietro di loro. Allora, gestione rifiuti solidi urbani, questo è fatto per Verona. Per Verona. 870.000 abitanti provincia. Provincia. 870.000 abitanti, produzione pro capite 350 kg anno, si deve arrivare, adesso ne hanno 420, ma io non posso fare un'impiantistica che serve... il comportamento sbagliato, devo fare un'impiantistica in vista di correggere il comportamento. Quindi tu, se adotti le pratiche buone, non puoi fare, noi ne facciamo 300 figli, che siamo mostri, no? Quindi abbiamo messo 350, perché anche fare un impianto che poi si rivela inutile è uno spreco di denaro. Quindi il totale della produzione sono 304.500 tonnellate all'anno. In totale, adesso vorrei vedere i conti che ha fatto questo signore qua, perché quante ne ha di secco? 200 tonnellate al giorno. 200, oggi sarebbero siamo 269 al giorno, sono 98.220 all'anno, di 98. Non differenziato. Allora, guarda, se, bisogna agire sul sistema di raccolta e di organizzazione. Perché questi 870.000 abitanti in totale fanno 304.500 in totale del rifiuto. Anno. Noi siamo 400.000 abitanti, facciamo 216 in totale. 216. Quindi siamo molto più bassi, più alti come produzione. Più alti come produzione. 200.000. Allora qui noi gestiamo 304.000 tonnellate, 500. L'umido è il 30%. Quindi l'umido sono 91.000 tonnellate. La carta sono, perché questo è fatto su prove in tutta Italia, quindi è una media. La carta è il 20%, gli imballaggi sono il 21%. Gli ingombranti più l'olio e le batterie, cioè sono l'1,5%. Il secco residuo è il 27,5%. A differenza sono allora il 27 sarebbero 83.000 tonnellate, voi ne avete 90.000, quindi dovete scendere, perché il conto lo fa tenendo, perché è sbagliata la raccolta degli imballaggi, no? È proprio lì la differenza, perché noi mettendoli nel secco, perché sull'altra cosa più o meno siamo già allineati. Allora che si vada a prendere l'accordo ANCI con AI, e che veda che le carte, le cose, le cose dello IO sono tutti imballaggi. Quindi vanno indirizzati là, quindi vi ha indirizzati male. Sì. Allora questi qua, per gestire gli 83.000 tonnellate, abbiamo detto, vi serve una piattaforma di selezione e selezionate tutti gli imballaggi, che sono 63.000. Dalla selezione degli imballaggi avete uno scarto, passate nell'impianto di riciclo. Cioè per gestire ci vuole l'impianto dell'umido, che quello non metto perché non è il mio compito, ce li ho, se no si deve fare. La piattaforma di selezione imballaggi e l'impianto di riciclo, che va a prendere gli ingombranti, il secco residuo, gli 83.000, più si prende gli scarti della selezione, perché non devo lasciare cacatine in giro, devo risolvere il problema totale, no? Quindi va a prendersi gli scarti di selezione,
anche della plastica, che sennò resterebbero in giro. Quindi, totale sono 99.000 tonnellate che vanno praticamente due impianti da 40.000, abbiamo suggerito. Oppure potrebbe fare un impianto con quattro linee di selezione. Lì io vi ho detto basta che aggiungo una macchina, metto roba in più, no? Perché il trituratore, vedi che adesso viene in supero, basta che lo potenzio. Cioè il bello di questo qua, che non è un modulo fisso, studiato e fermo là, è un modulo componibile. Sì, è una modularità. E allora io gli dico, non solo questo, va dentro gli ingombranti, il secco, gli scarti, boh. Guarda bene che nella piattaforma di selezione, dagli ingombranti, io recupero il 45% che vendo. Quindi non lo mando in estrusione, quindi non mi occorre una linea di estrusione da 99.000 tonnellate. Hai capito? Vediamo cosa mi rimane. Perché se da lì recupero il 45%, il 77% di questo 55%, perché poi casomai te la do. Ma lì è sul sito. No, le devo mettere tutte sul sito questa roba. Ma io ce l'ho quella. Ma io forse ce l'ho data Caldiroli. Ah sì. Ce l'abbiamo. Allora voi dovete riadattare per le vostre. Ma siamo lì, non è che dobbiamo riadattare molto, perché i numeri sono questi. Comunque dobbiamo usare. Voi avete meno abitanti. Dobbiamo mettere i nostri numeri, ma siamo qua, Adesso guarda, lo devo fare anche per un altro che mi ha detto se dirà. Perché la cifra era predisposta. Perché questo è il 55 va su di 77% del 55, va a granulo, c'è un calo di processo e lo scarto io l'ho messo al 5%, questo qua andrà a discarica ma è un inertizzato, capito? Quindi anche, ad inceneritore o in discarica e basta? Inceneritore c'è troppo vetro fine, cioè, non brucia, non è una cosa buona per l'inceneritore, c'ha la metà di scoglie e la possiamo punto a capo, no? Okay. Cioè l'inceneritore non è solo inceneritore, è anche discarica, inceneritore per... a quel punto vado a discarica, cosa devo fare, spendere soldi per niente? Sì, in effetti tanto è già in sì, ma ci vai il 5% del 55, sì. Sì, sì, esatto. Che in, esatto. In numeri è in ogni caso che a sua volta è una percentuale, una frazione del secco residuo, come vi ho detto, noi recuperiamo fino al 35% di recupero. E siccome questi qua avevano una quantità più o meno come la vostra, sì, molto materiale disperso, non è come da me che stanno attenti e comunque recupero il 20-25%, qua ce n'è più, il 35%, quindi è calcolato sull'effettiva roba che c'è lì, la stessa roba che ho fatto per Novara, no? Quindi poi abbiamo sempre, poi lo scarto della selezione della plastica, e qua c'è solo un 10% che sono le bottiglie azzurre scappate, e le metto là e vendo gli olandesi. Ma in sostanza in numeri quante tonnellate voi all'anno portate in discarica, nel senso che qui non possono più essere riutilizzate. Io ho portato il 2,99% l'anno scorso di 37.000 tonnellate che ho il 2,99.